Colto amarezza nelle sue parole, la delusione più da uomo di sport o da dirigente oggi, per non poter commissariare? Ma tutte e due. Da uomo di sport, perché onestamente secondo me è la strada giusta. Da dirigente, perché constato che i pezzi di carta mi impediscono di farlo. Sicuramente penso che il calcio italiano ha una possibilità, una volta per tutto, di uscire fuori da dei problemi che sono cronici, strutturali. Cioè, dal suo punto di vista ha ragione, e anch'io, se io fossi Olivieri, non vorrei che arrivasse Malagò o una persona, diciamo, individuata da noi, perché ragionando in quel modo è normale che facciano queste dichiarazioni. Quindi, il modo che è sbagliato. Le condivido dal suo punto di vista, è in linea con tutto il resto, dai. Se questa federazione è stata commissariata 11 volte, con tutta una serie di situazioni anche molto diverse l'uno dall'altro, e in alcuni casi addirittura con la richiesta da parte dei componenti stesso, ogni tanto verso il CONI, di essere commissariati, fa capire che c'è qualcosa che non va. E quindi mi sembra giusto che il commissario, con dei poteri importanti, ampi, e soprattutto con un commissariamento che non può essere, diciamo, di poche settimane, una volta per tutte risolva questo problema. Poi chiunque arriva, penso che con quegli strumenti può essere un presidente di ampia condivisione, con, diciamo, una spinta sia dalla base che dal vertice, parlo delle società di Serie A, sia del movimento dilettanti, che sappiamo quanto è forte e cosa rappresenta nei numeri. Oggi chiunque va oggettivamente si ritrova con una Federcalcio che palesemente ha già delle posizioni precostituite al suo interno, e questo non può essere una cosa certo positiva. Non posso pensare che i risultati, diciamo, sportivi del calcio inficiano il percorso non solo degli altri sport, di tutto un movimento, e soprattutto anche dell'economia e degli aspetti sociali del paese. E le persone che rappresentano Lega di Alba le conosco quasi tutte molto molto bene, ad eccezione di qualche eccezione. Loro reclamano maggiore spazio, perché dal loro punto di vista sono il motore economico di tutto il movimento, e non solo del calcio, bisogna riconoscere, danno una contribuzione formidabile anche in termini di gettito economico all'erario, e la Lega di A ha un'occasione, diciamo, per dimostrare che probabilmente vuole cambiare le cose, perché se no è evidente che si va a assemblee elettive e non possono poi lamentarsi dicendo che qui le cose non sono cambiate.